scaloppini al limone, un secondo facile in 10 minuti. Iniziate infarinando la carne. Fate sciogliere il burro in una padella antiaderente. Dopo che avete fatto sciogliere il burro a fiamma bassa, fate cuocere le scaloppine pochi minuti per lato. A fiamma vivace. Una volta che le avete girate, aggiustate di sale e pepe. E sfumate con il succo di limone. Lasciate cuocere ancora un minuto e le scaloppine sono pronte. Prepariamo carne di manzo alla pizzaiola, facile e gustosissima. Iniziamo scaldando l'olio con l'aglio. Due spicchi di aglio. Adagiamo le fette di carne nella padella. Le facciamo cuocere un minuto per lato. Uniamo i pomodori tagliati. E la passata di pomodoro.
Copriamo e lasciamo cuocere circa 5 minuti. Dopo circa 5 minuti scopriamo e uniamo le olive tagliate, un cucchiaio di capperi, un pizzico di origano. Abbiamo fatto cuocere circa 15-20 minuti la carne. Alla fine aggiustiamo di sale. La giriamo. E spengiamo. Carne alla pizzaiola pronta. Scaloppini al pomodoro, la ricetta per la cena di stasera. Iniziate infarinando le fette di carne. Fate sciogliere il burro in una padella. E adagiate le fette di carne nel burro. E le fate cuocere a fiamma vivace pochi minuti per lato. E le sfumate con il vino bianco. Una volta evaporato l'alcol, aggiustate di sale. E tenete la fiamma moderata. Pepate a piacere. E aromatizzate con il prezzemolo tritato. Togliete le scaloppine dal tegame e le tenete da parte. Aggiungete un filo di olio sempre nella stessa padella. E fate cuocere i pomodorini tagliati qualche minuto. Aggiustate di sale. Aggiungete la roviola. E la fate sciogliere. Una volta sciolta, la mettete sulla carne.